Posa della prima pietra questa mattina per i lavori di riqualificazione del campo 78 di Fonte d'Amore, che diverrà Parco della Memoria, dopo che quell'area del demanio è stata acquisita dal comune. Ma in realtà questo è il punto di arrivo di un percorso che è partito molto da lontano. Già dai primi mesi, i primi anni dell'amministrazione che mi onoro di guidare, si è fatto un lavoro importantissimo. Uno, per recuperare tutta l'area che oggi è diventata di proprietà del comune dopo un percorso molto complesso e che si è concluso con la cessione pochissimo tempo fa. Due, quella di individuare e di trovare le risorse necessarie. E non a caso le risorse sono state individuate all'interno del master plan legato alla valorizzazione dell'abbazia celestiniana, con la logica di valorizzazione di un'area intera. Quindi oggi il recupero, l'avvio di questo progetto, che probabilmente è il primo di una serie di interventi che sono previsti comunque in tutta l'area, mette la prima pietra su l'avvio di un progetto di valorizzazione di un intero hub culturale. I lavori a Campo 78 rappresentano il primo di altri interventi che interesseranno l'intera area ai piedi del Morrone per valorizzare un intero sito storico-archeologico. Nei prossimi giorni avranno inizio anche i lavori di recupero dell'area dello chalet dell'Eremo di Sant'Onofrio, due emergenze vicine all'Abbazia Celestiniana che diverranno insieme un distretto culturale di valore regionale. Nelle prossime settimane saranno stabilite anche le modalità di gestione di questo sito storico-archeologico e ambientale. Sarà mia premura, come ho fatto dall'inizio, seguire la procedura adesso innanzitutto di inizio dei lavori e poi cercherò di seguirli passo passo. E l'architetto Di Girolamo lo disturberò anche in futuro per cercare di farti qualche visita degna rispetto a questo cantiere. Quindi io volevo dire solo questo, lascio la parola al sindaco che ha cominciato prima di me a lavorare su questo progetto, su questo obiettivo, e credo di poter dire anche interpretando il suo pensiero che questo deve essere soltanto il primo investimento rispetto a quest'area. Faremo di tutto affinché quest'area venga ulteriormente arricchita con nuovi investimenti e nuove opere. La presenza di questo tavolo. Dopo l'utilizzo dei primi fondi, 350.000 euro, bisognerà catalizzare altre risorse su questo importante progetto che sarà certamente attrattore di turismo e fonte di sviluppo. Ci sarà anche. È stato presente alla posa della prima pietra anche il soprintendente architetto Giuseppe Di Girolamo. I lavori saranno eseguiti dall'impresa Zappa Benedetto, che si è aggiudicata l'appalto per il progetto Parco della Memoria, che consiste nel ripristino e rifunzionalizzazione del campo 78, con un finanziamento di 350.000 euro da fondi FESR. Sono previsti interventi di riqualificazione dell'edificio all'ingresso, che diventerà centro di accoglienza, e lavori di consolidamento e messa in sicurezza, oltre alla ristrutturazione del muro di cinta e alla salvaguardia dei preziosi graffiti all'interno della baracca di maggior valore storico. Al Consorzio Arcovaleno è stato affidato l'incarico del restauro dei graffiti. L'opera di riqualificazione di Campo 78 si inserisce nel piano denominato Lo Spirito d'Abruzzo, Abbazia di Santo Spirito al Morrone di Sulmona.